Vai. 21 gennaio venerdì, siamo a Cassino all'uscita del tribunale per il processo omicidio Mollicone. Oggi sono venuti i super consulenti tecnici della procura, l'ingegnere Sala e la professoressa Cattaneo. Loro hanno effettuato a suo tempo una relazione tecnica dove intendevano dimostrare che l'arma del delitto sarebbe la porta che è stata sequestrata presso la riserva dei carabinieri. Arma del delitto perché all'interno di questa porta, all'altezza di 1,50 m, c'è un foro. Ritengono in maniera proprio una illazione, una congettura senza prove e senza riscontri, che qualcuno abbia preso Serena, l'abbia spinta violentemente contro la porta e lì c'è stato questo danneggiamento sulla porta. Oggi è emerso ancora una volta che non c'è alcun riscontro in tal senso, che poiché Serena è alta un metro e cinquantacinque e la ferita ce l'ha qui all'altezza di 1,44 m, mai e poi mai avrebbe potuto provocare un foro sulla porta all'altezza di 1,54 m, cioè una persona alta 1,55 m, se viene sbattuta violentemente verso l'avanti contro una porta, è ovvio che se impatta con questa zona l'impatto avviene in misura molto inferiore, quindi elemento numero uno. Poi elemento numero due, abbiamo anche dimostrato di fatto che quel foro sulla porta è stato prodotto da un pugno sferrato nel 2001 dal maresciallo Mottola. Quindi praticamente parturia inter montes, sed nascitur ridiculus mus. La montagna ha partorito il topolino. Credevamo che oggi chissà cosa sarebbe accaduto, eccetera, ma nulla poteva accadere perché non, dalle pere non nascono le mele. È successo che hanno prodotto un'ipotesi, una congettura, un'illazione basata sul nulla, mischiata col niente, e questo è accaduto. Quindi stiamo andando avanti con un processo facendo spendere soldi al popolo italiano, all'erario italiano, per un'accusa che assolutamente non doveva essere mossa. Ricordo che già a suo tempo, nel 2004, facemmo assolvere il carrozziere Carmine Bella, che era stato sospettato per un innamoramento della tesi, della congettura, dell'ipotesi, e qui è successo la stessa cosa. Ringrazio comunque gli avvocati del Pugno Difesa, l'avvocato Francesco Maria Germani, l'avvocato Enrico Meta, l'avvocato Pier Giorgio Di Giuseppe e l'ottimo avvocato Mauro Marcella, tutto quanto il team di consulenti, eccetera. Grazie.